Ciao a tutte, sono Elena. Oggi andremo a lavorare sugli arti inferiori, quindi il rinforzo delle nostre gambe. Questo allenamento è consigliato proprio dal secondo trimestre di gravidanza in poi, proprio perché gradualmente e fisiologicamente ci sarà un aumento del nostro peso. Questo faciliterà poi i vostri movimenti perché sentirete meno la fatica, perché avete la muscolatura più tonica. Lo potrete utilizzare anche nel periodo postpartum per rinforzare la vostra muscolatura. Se siamo pronte, possiamo cominciare. Ok, partiamo con le gambe divaricate all'altezza dei fianchi, poi nelle spalle aperte. Da qui andiamo sollevando un tallone e poi solleviamo l'altro. Quindi alterniamo bene le gambe, una volta una gamba e una volta l'altra. Movimento piano piano diventa sempre più fluido, mentre passo da una gamba, passo all'altra e alterno. Inspiro ed espiro. Spingo ogni volta il tallone a terra e ancora vado 4, 3 e 2. L'ultimo e ritorno bene giù con i talloni, sollevo tutti e due. E riscendo, sollevo e riscendo. Se non vi sentite sicure, posizionatevi una sedia vicino a voi e mantenete leggero l'appoggio di una mano. E ancora salgo e riscendo, sollevo bene i talloni e ultimo e poi ritorno bene con l'appoggio dei talloni. Da qui andiamo a piegare un pochino le gambe e ritorniamo, abbiniamo il movimento delle braccia e ritorno, piego. Inspiro, stendo, giù e mi allungo e ancora vado e piego. Piccoli movimenti, non devo andare a creare un angolo di 90 gradi, piego leggermente le ginocchia, mi raccomando di non andare con le ginocchia in avanti, quindi non questo, ma mantengo sempre fermo il ginocchio e gluteo un pochino più indietro. Quindi piego e distendo e ancora scendo e ritorno. Ogni volta che stendo le gambe stringo bene i glutei, giù e stringo i glutei e ancora piego e 4 e stringo, 3 su e 2 e l'ultimo. E adesso con una gamba scendo, sollevo un piede, piego, sollevo l'altro, ancora giù e stacco, piego, sollevo. Scendo, sempre se non vi sentite sicure, vi tenete con una mano, giù, sollevo, ancora 4, 3 e ancora 2 e ultimo, rimango giù, piccoli molleggi, incrociamo le mani, unite o spingono avanti, come preferite, molleggiamo, 4, 3, ancora 2, l'ultimo e ritorniamo su, salgo, inspiro, fuori dalle riscendo, salgo, inspiro, fuori dalle riscendo, stesso movimento, inspiro e piego le gambe, inspiro e piego le gambe e ancora su e scendo, inspiro e piego, quando piego sempre i glutei un pochino indietro, su e piego. Senza scendere troppo, siamo sempre con le gambe divaricate a altezza del bacino. E ancora su e scendo, l'ultimo con il doppio molleggio, giù, giù, inspiro, salgo e scendo, scendo, inspiro, su e ancora piego, piego, inspiro, salgo e giù, giù, prendo aria e ancora piego, piego, su, l'ultimo. E ritorno su e adesso le braccia oscillano, una in avanti e una indietro. Attenzione, manteniamo fermi i fianchi, quindi il bacino rimane fermo e ruoto bene la parte superiore. Un braccio avanti e uno indietro. Inizio a piegare le gambe, giù e piego e stendo e ancora vado e stendo, piego e distendo. Ampio movimento, ogni volta che stendo stringo i glutei, scendo bene giù, ancora 4, 3, 2, l'ultimo con il doppio molleggio, giù, giù, salgo,
giù, giù, sale. Ci ritroviamo su sempre con lo stesso braccio. E ancora, piego, piego, stendo, l'ultimo. E ritorno. Riapro le braccia fuori e allungo il busto avanti. Divarico un pochino le gambe e scendo. Rilasso le spalle, sposto tutte e due le mani su una gamba. Piego, piano piano stendo, fletto e distendo, l'ultimo, cambio gamba dall'altro lato, piego il ginocchio, fuori l'aria stendo, fletto e distendo, l'ultimo e poi ritorno al centro, piego un pochino le gambe, porto le mani sopra le ginocchia e allungo bene la colonna. Da qui andiamo a creare una bella curva, quindi mi ritrovo con le gambe divaricate, vado ad eseguire una curva con il dorso e inspirando allungo, fuori l'aria curva, e inspira allungo, e ancora fuori l'aria, articoliamo bene tutte le vertebre, dal sacro fino al tratto cervicale, l'ultimo, e mantengo la colonna ben distesa, da qui piego tutte e due le gambe, scendo un pochino di più e distendo. Piego e quasi stendo le gambe, quindi non completamente, ma rimangono sempre un pochino flesse. Scendo e ritorno. Controllate bene il ginocchio, non deve superare le dita dei piedi. E ancora piego e stendo. L'ultimo, rimango giù molleggio. Vai, aiutatevi con le mani in appoggio leggero. Le spalle sempre giù, non devono salire, 4, ancora 3, molleggio 2 e l'ultimo, rimango lì, stacco un braccio e stacco anche l'altro e da qui scendo e ritorno, ancora scendo e ritorno, piego ancora di più e ritorno e giù, cerchiamo di portare le braccia all'altezza delle orecchie. E l'ultimo, scendo e ritorno, rilasso di nuovo il busto giù, rilasso le spalle e piano piano riporto i piedi paralleli, piego tutte e due le gambe, piano piano torno, sacro, zona lombare, dorsale e poi cervicale. Ok, adesso passiamo con l'utilizzo della sedia o di un tavolino, quindi un appoggio. E se abbiamo la pallina o altrimenti una pallina di gomma piuma. Se non avete la pallina di gomma piuma potete utilizzare un cuscino. Ok, da qui andiamo a posizionare la nostra pallina tra le ginocchia. Ci poggiamo alla nostra sedia o al nostro tavolino, come preferite. I piedi sono divaricati all'altezza del bacino e da qui andiamo a piegare le nostre gambe. Scendiamo senza creare un angolo di 90 gradi, un pochino di meno e ritorniamo su. Scendo, mentre scendo stringo bene la pallina e inspirando ritorno. Quindi dovrei vedere proprio le ginocchia che si avvicinano tra di loro e ritorno su. Quindi mentre scendo stringo forte e ritorno su. E ancora ripeto, scendo, stringo e ritorno su, vi ricordo la colonna sempre ben distesa, le spalle vanno leggermente avanti e ancora piego, stringo e ritorno su, immaginiamo di sederci su una sedia lontana dietro di noi, l'ultimo, piego, stringo e ritorno su, questa volta manteniamo le gambe piegate e andiamo a stringere la pallina, stringo, stringo, forte bene al massimo. Mantengo bene i talloni in appoggio. 4, 3, 2, l'ultimo, piccolo e veloce, schiaccio, 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 sempre di più, quindi velocissimi. Stringo, 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 vai, vai, vai. Mantenete le gambe ben piegate, quindi inizio a rinforzare i quadricipiti e gli adduttori, la muscolatura interna. 4, ancora 3, i nostri glutei. 2, e l'ultimo, e distendo, ritorno su. Ok, adesso da qui vado a ripiegare di nuovo tutte e due le gambe, provo a mantenere la posizione con la schiena dritta e vado a sollevare i talloni.
Quindi sollevo e riappoggio. Sollevo. Inspiro. All'inizio semplice, quindi solo sollevo i talloni. La pallina la tengo tra le ginocchia. L'ultimo. E adesso ogni volta che sollevo stringo bene la pallina. Stringo e riappoggio. Già da qui dovrei iniziare a sentire il lavoro della muscolatura. Stringo e riappoggio. Ancora 4. Fuori l'aria 3. E 2. E l'ultimo. Rimaniamo con i talloni su. E adesso da qui andiamo a schiacciare piccole e veloce. Come abbiamo fatto prima. Stringo, stringo, stringo. Se iniziate a sentire il bruciore delle gambe, benissimo, continuo. 4. Rinforzo bene la muscolatura. 3. E ancora 2. E l'ultimo. E ritorno su. Tolgo un attimino la pallina. E da qui. Prendo la caviglia. E tiro a lungo per il quadricipite. E stessa cosa dall'altro lato. Prendo la caviglia e allungo. Quindi andiamo ad allungare la muscolatura proprio che ha lavorato adesso. Ok, e sciolgo. Da qui portiamo la nostra pallina adesso dietro al ginocchio. Stringo bene e vado ad appoggiare i gomiti o sulla sedia o sul tavolino. Cerchiamo di appoggiare la fronte in modo da mantenere bene la colonna distesa, anche il tratto cervicale in linea con il resto della colonna. Da qui partiamo con le ginocchia parallele e andiamo a sollevare la gamba dietro. Sollevo, inspiro, torno, fuori l'aria su e ritorno. E ancora sollevo e riscendo il piede bene a martello. La gamba sotto un pochino piegata. E ancora vado su. L'ultimo. Rimango su. Schiaccio bene la pallina. Stringo, stringo. Qui sentirete il lavoro sia della muscolatura posteriore della gamba che il rinforzo del quadricipite e del gluteo della gamba di terra. Ancora 4. E 3. Stringo 2. E l'ultimo. E ritorno. Da qui, se riesco, continuo, altrimenti faccio una piccola pausa. Sale la gamba laterale, su e richiudo. Salgo e richiudo. E ancora vado su, scendo. Fuori in aria, torno. L'ultimo, rimango con la gamba su, piccoli molleggi, 4. Sale più su, 3. E 2. L'ultimo e ritorno. E tolgo via la pallina, poggio un attimino la pallina, porto le mani sulla sedia, sul tavolino, allungo bene la colonna e alterno le gambe. Sentirete bene proprio il lavoro del gluteo della gamba che era in appoggio a terra, eh? Quindi cerchiamo di allungare bene la muscolatura. Alterniamo bene le gambe e poi ritorniamo su una vertebra alla volta, snodiamo la colonna. Ok. Stessa cosa con l'altra gamba, quindi riprendiamo la pallina, la portiamo dietro il nostro ginocchio, ritorniamo con i gomiti in appoggio, colonna distesa e da qui saliamo con la gamba dietro, e da qui salgo dietro su e ritorno, fuori l'aria salgo, inspiro torno e ancora su, controllo, fuori l'aria, inspiro, salgo bene su con la gamba e ancora vado. 4, fuori l'aria 3 e ancora 2 e l'ultimo, questa volta rimango su, schiaccio bene la pallina, stringo, 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 4, 3 e 2, l'ultimo e richiudo. Adesso da qui laterale, mi raccomando la colonna ben distesa, salgo e richiudo, su e ritorno e ancora salgo. Fuori l'aria su e l'ultimo, rimango con la gamba su, piccoli molleggi in su, 4, ancora 3 e 2 e l'ultimo e ritorno, ritolgo la pallina, riappoggio e allungo e alterniamo di nuovo le gambe e allunghiamo bene tutta la colonna, un tallone a terra e uno lo sollevo.
spingo bene giù il petto verso il pavimento e poi ripiego tutte e due le gambe, piano piano ritorno su. Ok, adesso da qui passiamo sdraiati a terra. Ok, da qui lentamente ci sdraiamo su un fianco, andiamo a portare la nostra pallina tra le caviglie, poggiamo una mano davanti allo stomaco e lentamente andiamo a distendere proprio le gambe. Da qui manteniamo gambe tese, testa in appoggio sopra il nostro braccio, buttando fuori l'aria andiamo a stringere bene la pallina tra le gambe. Quindi schiaccio forte la pallina e inspirando ritorno. Fuori l'aria stringo, poi andando aria torna. Attenzione a non dondolare con il bacino, quindi cerchiamo di mantenere la posizione bene di profilo. Fuori l'aria stringo, inspiro torno e ancora vado a schiaccio al massimo. Inspiro, torno, da qui seguo dei piccoli molleggi, stringo, stringo, sempre di più, schiaccio ancora, 4, fuori l'aria, 3, e stringo, 2, l'ultimo, da qui vado a sollevare tutte e due le gambe insieme, su, e riscendo, fuori l'aria, sollevo, prendo aria, torno, e ancora vado su, e riscendo, fuori l'aria, 4, sollevo, 3, e ancora 2 e l'ultimo, ritorno giù. Da qui porto una gamba avanti, poggio bene la pallina e vado ad appoggiare tutte e due le gambe sopra la pallina. Da qui vado a sollevare la gamba superiore mentre quella inferiore spinge verso il basso, sollevo e ritorno senza dondolare con la gamba sotto, rimane sempre ferma e ritorno e ancora fuori in aria, salgo, inspiro, scendo e su, controllo l'ultimo, rimango su, piccoli molleggi della gamba alta, quella sotto sempre ferma, spinge verso il pavimento, 4, 3, bene giù la scapola lontana dall'orecchio, 2 e l'ultimo, ritorno lentamente giù, piego tutte e due le gambe, rilasso un attimino e da qui torno, prendo la pallina e la vado a portare sotto al ginocchio, l'altra gamba rimane distesa giù, da qui vado a sollevare la gamba sotto, quindi salgo, lavoro con l'adduttore e ritorno, fuori l'aria, salgo, inspiro, torno, fuori l'aria, su, prendo aria e ancora sollevo e ancora vado, 4, sollevo, 3, fuori l'aria, 2 e l'ultimo, rimango su, piccoli molleggi, in su, 4, 3, ancora 2 e l'ultimo e riscendo lentamente, rilasso e da qui porto la pallina dietro al ginocchio, parto con le gambe piegate, le ginocchia quasi si toccano, vado a sollevare la gamba laterale e richiudo, apro e ritorno, quindi qui sentirete il lavoro del gluteo ogni volta che sollevo la gamba. Attenzione a non girare i fianchi, ma devo rimanere sempre bene di profilo. Se volete vi potete anche portare una mano sul fianco per mantenere e stabilizzare ancora meglio la posizione. L'ultimo, rimango con la gamba su, da qui porto il ginocchio verso l'orecchio, quindi salgo e ritorno nei piedi a contatto, fuori l'aria, su e ritorno, fuori l'aria, su e inspiro e ancora vado, 4, fuori l'aria, 3, ginocchio verso l'orecchio, 2 e l'ultimo, rimango su, piccoli molleggi, vai, vai, 4, 3, 2, l'ultimo e riscendo giù. Ok, togliamo la pallina, ci rigiriamo sdraiati in supina, accavalliamo la gamba che ha appena lavorato sopra l'altra e andiamo a tirare il ginocchio sotto verso il petto. Cerchiamo bene di allungare la muscolatura e mantenere bene tutta la colonna in appoggio, dal sacro fino alla nuca, senza aprire il mento verso il soffitto, ma allungo anche il tratto cervicale. Mantengo altri due respiri belli ampi e dovrei sentire tirare proprio la muscolatura verso il gluteo. Un altro respiro, butto fuori l'aria e poi lentamente sciolgo
mani sopra le ginocchia, belle circonduzioni ampie, divarico fuori l'aria, inspiro, ritorno, fuori l'aria, apro, inspiro, l'ultimo e cambio giro, divarico e richiudo, fuori l'aria e l'ultima volta e ritorno. Ok, riappoggiamo i piedi, da qui lentamente ci giriamo su un fianco e cambiamo lato, quindi facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Da qui scivoliamo lentamente giù e andiamo con la pallina tra le caviglie e andiamo a distendere bene le gambe. Braccio disteso sotto la testa, la mano in appoggio all'altezza dello stomaco. Da qui andiamo a stringere la pallina, buttando fuori l'aria, stringo, e inspiro, ritorno, fuori l'aria, stringo, e prendo aria, torno, e ancora fuori l'aria, inspiro, stringo forte, e ultimo piccoli molleggi, stringo, stringo, schiaccio sempre di più la pallina, e ancora vado, 4, fuori l'aria, 3, e ancora vado, 2, e l'ultimo, da qui vado a sollevare tutte e due le gambe insieme, quindi salgono tutte e due insieme su, e inspiro, riscendo, fuori l'aria, sollevo, prendo aria, ritorno, e ancora tese, e riscendo giù, fuori l'aria, salgo, inspiro, e l'ultimo, fuori l'aria, rimango su e riscendo lentamente. Da qui piego tutte e due, porto la pallina avanti e vado ad appoggiare tutti e due i piedi sulla pallina. La gamba sotto schiaccia verso il pavimento, vado a sollevare la gamba sopra, tesa, e riscendo. Fuori l'aria, sollevo e ritorno. Quindi la gamba sotto spinge bene verso il basso e ancora su. E sollevo e l'ultimo, rimango con la gamba su, piccoli molleggi, vai, tesa, molleggio e controllo, quella sotto spinge bene verso il pavimento, 4, ancora 3 e 2, l'ultimo e riscendo. Da qui piego lentamente tutte e due le gambe, vado a prendere la pallina, la porto avanti e andiamo ad appoggiare il nostro ginocchio sulla pallina. La gamba sotto ben distesa, il ginocchio all'altezza del bacino. Da qui buttando fuori l'aria andiamo a sollevare la gamba sotto ben distesa, su e prendo aria, torno. Fuori l'aria, sollevo, inspiro, scendo e ancora su. E andiamo a rinforzare i nostri adduttori, quindi la muscolatura interna della gamba. E ancora sollevo, fuori l'aria, 4. E salgo ancora 3, sollevo 2 e l'ultimo, rimango su, piccoli molleggi, tieni la gamba alta, molleggia sempre più in alto, 4, 3, molleggio 2 e l'ultimo, ritorno lentamente giù, rilasso un attimino, rilasso le gambe e da qui andiamo a portare la nostra pallina dietro al ginocchio della gamba sopra. Partiamo con i piedi che si toccano, i talloni sono in linea con i glutei, le ginocchia non troppo avanti, quindi tenetele un pochino più giù rispetto al bacino. Andiamo ad aprire il ginocchio verso il soffitto, buttando fuori l'aria, inspirando riscendiamo. Attenzione come prima, non girare i fianchi, se volete portate la mano sopra al fianco per evitare di spostare indietro. E sollevo, fuori l'aria e salgo, l'ultimo, rimango su, da qui porto il ginocchio verso l'orecchio, sollevo e ritorno, fuori l'aria, su e ritorno, ritornano a contatto solo i piedi, quindi il ginocchio rimane sempre aperto, sentirete bene il lavoro della muscolatura del gluteo. E ancora vado, 4, schiaccia bene la pallina, 3, e ancora vado, 2 e l'ultimo, rimango su, piccoli molleggi, porta il ginocchio verso l'orecchio e spingo, spingo, 4, fuori l'aria, 3
molleggio 2 e nell'ultimo e ritorno giù. Da qui tolgo la pallina, la poggiamo a terra da un lato e ritorniamo sdraiati, pancia in su. Andiamo ad accavallare la gamba che ha appena lavorato, quindi sopra l'altra, e poi tiro il ginocchio sotto verso il petto. Manteniamo bene tutta la colonna in appoggio, cerchiamo di allungare bene anche il tratto cervicale, cerchiamo di rilassare la muscolatura che sentiamo tirare, quindi ogni volta che buttiamo fuori in aria rilassiamo e allunghiamo un pezzettino in più. Sciogliamo piano piano anche il tratto cervicale. E l'ultimo respiro ampio. E poi da qui lentamente sciogliamo le gambe, portiamo le mani sopra le ginocchia, andiamo ad eseguire dei cerchi belli ampi. Fuori l'aria di varico, inspiro, richiudo. Fuori l'aria apro, prendo aria, ritorno. E ancora vado. E inverto la circonduzione dall'altro lato. Di varico fuori l'aria, inspiro, richiudo. Di varico e ritorno. L'ultimo. E ritorno. Ok, da qui tiriamo un ginocchio al petto e l'altra gamba scivola verso il basso. Ovvio che più andiamo avanti con la gravidanza, più il ginocchio sarà aperto un pochino verso l'esterno per lasciare spazio alla nostra pancia. E torno, cambio gamba, stessa cosa. Tiro il ginocchio al petto, muovo in direzione della spalla e la gamba sotto ben distesa. E poi da qui piano piano ritorniamo al centro e lentamente ci giriamo su un fianco, poggiamo una mano a terra, aiutandoci con la spinta del braccio, ritorniamo piano piano seduti. Ok, come avete sentito abbiamo lavorato bene sulla parte inferiore del nostro corpo. Nei prossimi giorni probabilmente ne risentirete un pochino del lavoro che abbiamo fatto, ma non vi preoccupate, insomma, man mano passerà questo fastidio alle gambe. E se volete, se avete tempo, potete combinarlo anche con un lavoro per la parte superiore che trovate nella nostra libreria. E altrimenti vi consiglio di alternarlo, quindi una volta parte inferiore e una volta parte superiore. Al prossimo allenamento!